Buonasera a tutti, continuiamo il nostro percorso e riprendiamo la lettura del libro della Genesi al capitolo 40, dove vediamo lo spaccato di Giuseppe nella sua vita in prigione. Dopo questi fatti, il coppiere del re d'Egitto e il panettiere offesero il loro padrone, il re d'Egitto. Il faraone si adirò contro i suoi due eunuchi, il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in custodia nella casa del comandante delle guardie, nella prigione dove Gesù era detenuto. Il comandante delle guardie assegnò loro Giuseppe perché li accudisse. Così essi restarono nel carcere per un certo tempo. Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno, con un proprio significato. Alla mattina, Giuseppe venne da loro e li vide abbattuti. Allora interrogò gli eunuchi del faraone, che erano con lui in carcere nella casa del suo padrone, e disse: «Perché oggi avete la faccia così triste?» Gli risposero: «Non abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti.» Giuseppe replicò loro: «Non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque.» Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: «Nel mio sogno, ecco, mi stava davanti una vite sulla quale vi erano tre tralci. Non appena cominciò a germogliare, apparvero i fiori e i suoi grappoli maturarono gli acini. Io tenevo in mano il calice del faraone, presi gli acini, li spremetti nella coppa del faraone, poi diedi la coppa in mano al faraone.» Giuseppe gli disse: «Ecco nell'interpretazione. I tre tralci rappresentano 3 giorni. Fra 3 giorni il faraone solleverà la tua testa e ti reintegrerà nella tua carica, e tu porgerai il calice al faraone secondo la consuetudine di prima, quando eri il suo coppiere. Se poi nella tua fortuna volessi ricordarti che sono stato con te, trattami, ti prego, con bontà. Ricordami al faraone per farmi uscire da questa casa, perché io sono stato portato via ingiustamente dalla terra degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo.» Allora il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Quanto a me, nel mio sogno tenevo sul capo 3 canestri di pane bianco e nel canestro che stava di sopra c'era ogni sorta di cibi per il faraone, quali si preparano dai panettieri. Ma gli uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa.» Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione. I 3 canestri rappresentano 3 giorni. Fra 3 giorni il faraone solleverà la tua testa e ti impiccherà a un palo, e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso.» Appunto, al terzo giorno, che era il giorno natalizio del faraone, questi fece un banchetto per tutti i suoi ministri, e allora sollevò la testa del capo dei coppieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi ministri. Reintegrò il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere perché porgesse la coppa al faraone, e invece impiccò il capo dei panettieri secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Ma il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Nella vita di Giuseppe entrano misteriosamente, ecco, la vita, la persona del capo dei coppieri e del capo dei panettieri. Quello che ci sorprende di Giuseppe in tutta la sua storia è una ricca trama delle relazioni che vive, delle relazioni che intreccia, delle relazioni in cui egli si trova al centro, relazioni che all'inizio sembrano essere favorevoli, e poi invece in maniera rocambolesca, possiamo dire, effetto dell'egoismo, dell'interesse o del piacere o di altro, e correlazioni che invece poi mutano. Certo, la vita di Giuseppe è una vita che è intrecciata in una serie grande di relazioni, e qui troviamo, ecco, nella prigione Giuseppe che intreccia una relazione e quindi incontra la vita del capo dei coppieri, del capo dei panettieri, con cui condivide, ecco, l'esperienza della prigione. Accade che, lo abbiamo ascoltato dal brano, che il coppiere e il panettiere
vivono un momento di tristezza e di angoscia dovuta ai loro sogni. Giuseppe ne chiede il motivo di questa tristezza e il capo dei coppieri risponde appunto narrando il suo sogno. Così poi anche il capo dei panettieri, lo abbiamo ascoltato, la sorte è differente per i due, ma continua l'esperienza ancora della prigionia per Giuseppe. Certo è che c'è un incontro provvidenziale e noi questo lo vediamo nella vita di Giuseppe. Ecco allora che cosa accade. I due uomini avevano fatto un sogno, avevano visto, avevano sognato, ma non capivano. Allora che cosa fanno? Visto che non sanno decifrare il sogno, ecco che l'angoscia, ecco che la tristezza si abbatte su di loro. Giuseppe li interroga e chiede che cosa hanno sognato. Ma guardiamo la risposta che Giuseppe dona loro. Non dice lui, non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Ecco, Giuseppe va direttamente alla fonte e la fonte delle interpretazioni è Dio. Non si tratta di svelare chissà quale destino, non si tratta di applicare chissà quale formula magica, ma si tratta invece di attingere a una sapienza che viene dall'alto, a una sapienza che viene ecco da Dio, è una sapienza che è un dono ed è una sapienza che abita il cuore di Giuseppe. E subito vediamo che nonostante tutti e tre vivano l'esperienza della prigione, ma il capo dei coppieri e il capo dei panettieri vivono una prigione ancora più, come dire, difficile, terribile, brutta rispetto a Giuseppe. Per quale motivo? Perché vivono anche nella prigione dell'angoscia, nella prigione della tristezza, mentre Giuseppe, da uomo di Dio, sembra essere libero. Ed è libero quando con sicurezza dice: non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatevi dunque. Giuseppe appare sicuro, appare tranquillo, appare libero. E tutto questo perché? Perché è un uomo di fede. La fede ti restituisce la libertà anche nella prigione. La fede ti restituisce tutto, ti consegna, ti conferma tutto, anche se gli uomini pensano di poterti togliere quella libertà. Pensiamo ad esempio all'esperienza dei martiri, pensiamo all'esperienza dei testimoni della fede, dei martiri del nostro tempo. Ecco allora, la forza, la libertà e la decisione, la determinazione di Giuseppe fanno sì che egli si faccia avanti. Allora è spiegato il primo sogno. Il capo dei coppieri racconta appunto che in questo sogno lui stava davanti ad una vite, vi sono tre tralci che cominciano a germogliare, appaiono i fiori, i grappoli, maturano gli acini e da quegli acini spreme ha il calice del faraone e quindi offre al faraone questo succo d'uva. E l'interpretazione è un'interpretazione favorevole la dona Giuseppe perché dice tra i prossimi 3 giorni ecco il faraone solleverà la tua testa e ti restituirà il tuo incarico. Ma gli dice: ricorda però, ricordati di me. E ricordati di me perché io sono stato portato via. Guardate le parole di Giuseppe: perché io sono stato via, portato via ingiustamente dalla terra degli ebrei. E anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo. Appare adesso il secondo prigioniero, che è il capo dei panettieri, che, come dire, deve essere abbastanza un po' malizioso, perché il testo sacro ci dice che, visto che l'interpretazione era favorevole, quindi era guardingo, visto che l'interpretazione era favorevole, anche lui condivise il suo sogno e dice: quanto a me, nel mio sogno vi erano appunto 3 canestri, e poi uno sopra l'altro, e sull'ultimo canestro, ecco, gli uccelli che beccavano e mangiavano quanto era destinato al faraone. L'interpretazione non è favorevole, perché
perché il capo dei panettieri, appunto, verrà impiccato e le sue carni saranno mangiate dagli uccelli. Questa è l'interpretazione che ne dà Giuseppe. E il testo ci dice che la storia confermerà l'interpretazione che Giuseppe dona dei sogni. Ma la punta di chiave di questo capitolo 40 non è semplicemente rappresentata, possiamo dire, dalla capacità relazionale di Giuseppe nei confronti degli altri prigionieri, né tantomeno la capacità di Giuseppe di interpretare i sogni, perché abbiamo visto che è un suo dono, è un dono che proviene da Dio, è una conoscenza che egli ha di Dio. E precisiamo, non è una conoscenza che noi potremmo dire, come possiamo dire, intellettuale, ma è una conoscenza sapienziale, cioè una conoscenza che incontra la vita a delle persone, è una conoscenza che incontra, ecco, la concretezza della storia, della realtà delle persone alla luce di che cosa? Del disegno di Dio, alla luce di che cosa? Della volontà di Dio. Ma diciamo, la punta di chiave di questo brano è rappresentata dal bene. Se nel capitolo 39 Giuseppe conosce il bene punito, ecco, noi ci ricordiamo appunto che gli paga la sua fedeltà a Potifarra con la calunnia da parte della moglie, nel capitolo 40 invece abbiamo un altro bene, ed è il bene dimenticato. Sì, perché il capo dei coppieri, così al versetto 23 il testo sacro ci dice, il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. È interessante anche come si esprime il testo sacro. Non dice il capo dei coppieri si ricordò del bene ricevuto da Giuseppe, ma si dimenticò di Giuseppe. Quasi a voler dire: dimenticare il bene ricevuto da una persona, dall'altro, significa dimenticare l'altro. Di Giuseppe non si ricorda il capo dei coppieri, nonostante lo avesse liberato da quell'angoscia e da quella tristezza. E allora siamo di fronte qui al bene dimenticato. Attenzione, Giuseppe nella prigione fa il bene, perché interpreta i sogni, ne dona la verità, ricuce la speranza, fa il bene perché porta il suo dovere, e possiamo immaginare anche con quale amorevolezza deve essersi prodigato nei confronti di questi altri due prigionieri. Giuseppe fa il bene, ma la chiave adesso è questa, che il bene viene dimenticato. Ora, che cosa possiamo dire? Il bene dimenticato resta un bene? Sì, e resta un bene vero. Noi, come dire, siamo un po' alla ricerca sempre del riconoscimento. Non amiamo tanto il bene fatto di nascosto. Quanto Paolo scrive nella lettera ai Colossesi, ecco, la vita nascosta in Cristo è qualcosa con cui facciamo un po' di difficoltà, perché in fin dei conti ognuno di noi immagina un giorno di essere chiamato e di ricevere il premio Nobel per la pace, per quello che fa. Oggettivamente è un desiderio recondito. Il bene nascosto, il bene quotidiano, il bene che risulta essere quasi come una goccia sulla roccia, è qualcosa che facciamo fatica ad amare e ad apprezzare. E allora pian piano noi ci convinciamo, per come la logica mercantile delle relazioni e del mondo, pian piano noi ci convinciamo che, ecco, noi facciamo del bene, che siamo onesti, che siamo buoni, che siamo insostituibili, che dobbiamo essere ringraziati e riconosciuti come tale. Se questo non accade, ecco, ci si offende e ci si rattrista. E questa diventa poi che cosa? Proprio una sorta di tristezza, che però nasce da una superbia spirituale, cioè la superbia spirituale di essere in fin dei conti convinti
nelle profondità del proprio cuore, di essere buoni e di fare il bene. Pertanto dovrà essere riconosciuti come tali e premiati come tali. Gesù ci libera da questa superbia spirituale e soprattutto ci libera da questa tristezza. Quando nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, versetti 1-3, dice: guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Questo tema della ricompensa del bene e quindi del bene dimenticato può generare in noi questa tristezza, la tristezza del non essere riconosciuti, del non essere apprezzati, del non essere, come dire, valorizzati. Eppure la nostra vita, dice San Paolo ai Colossesi, è nascosta in Cristo. Vuol dire che in realtà la verità di tutta la nostra vita, nel bene e nel male, si realizza e si compie soltanto nella rivelazione ultima di Cristo. Perché il ritorno di Cristo, la parousia, è svelare la verità, ma è svelare la verità sia del bene e sia del male. E davanti a Cristo resta soltanto ciò che è passato al vaglio della Pasqua. E che cosa significa far passare il bene che compio dal crogiuolo della Pasqua? Significa innanzitutto ricordarci che che il bene dimenticato è un bene vero. La persona che compie questo bene viene dimenticata, quindi soffre, si sente morire, ma subito risuscita in lei una gioia grande, e questa è la Pasqua. E risuscita nella persona che viene dimenticata la gioia grande che Dio ha visto il bene e che Dio ha accettato il bene. Giuseppe viene dimenticato nella prigione, ma il bene che ha realizzato resta con lui. Il bene che ha vissuto con il capo dei coppieri, con il capo dei panettieri, resta con lui e soprattutto è davanti a Dio. Perché Dio è la nostra memoria vivente, perché è l'amore e tutto ciò che l'amore abbraccia rimane in eterno. Dio dimentica i peccati, Dio dimentica le colpe di chi si pente e di chi chiede perdono. Ma Dio non si dimentica dei suoi figli. Come sono belle le parole che troviamo in Isaia. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il frutto delle sue viscere. Anche se una donna si dimenticasse del suo bambino, io non mi dimenticherò mai di te. E l'autore della lettera agli Ebrei dice: Dio non è ingiusto da dimenticare. E non è un caso che noi chiamiamo l'Eucaristia, la celebrazione dell'Eucaristia, come il memoriale, ovvero come il richiamare alla memoria ogni bene in Cristo, nel Cristo che è glorificato nella sua Chiesa, nella sua liturgia, nel Cristo che è glorificato nei cieli, nel Cristo che è la verità, ed è la verità che svela ogni bene e ogni male. Ecco allora. Il centro di questo capitolo 40 è il bene dimenticato. E siamo invitati di fronte a questo bene dimenticato, a scegliere se nutrire la tristezza, frutto della superbia, oppure se nutrire la gioia, quella perfetta letizia, la gioia
di chi dice: ma Dio ha visto, Dio ha accettato. La storia di Giuseppe sembra conoscere una battuta d'arresto, ma è proprio la certezza che Dio ha visto che ci darà il là per il proseguo della storia al capitolo 41. Vi lascio con una citazione di questo autore russo che già conosciamo diverse volte, Solovyov, nei Fondamenti spirituali della vita, che ci aiuta a comprendere che il bene dimenticato dagli uomini è un bene scritto nella memoria vivente di Dio. Quando abbiamo provato nel cuore un'avversione contro il male che domina nel mondo e in noi stessi, quando ci siamo sforzati di combattere questo male e per esperienza ci siamo convinti dell'impotenza della nostra buona volontà, allora sorge per noi la necessità di cercare un'altra volontà, tale che non solo voglia il bene, ma pure lo possegga e dunque possa comunicare anche a noi la forza del bene. Una tale volontà esiste e prima che noi la rintracciamo, essa stessa già ci ha trovato. Essa rivela se stessa alla nostra anima con la fede e ci unisce a sé nella preghiera. Giuseppe fa il bene non perché semplicemente è buono ed educato. Giuseppe fa il bene perché si sente raggiunto, toccato e rafforzato dalla forza del bene. Giuseppe conosce e inizia a unirsi a una volontà, alla volontà di Dio che vuole il bene, nonostante le dimenticanze degli uomini, nonostante le ingratitudini. Dicevamo nel capitolo precedente che il Signore è con Giuseppe nella prigione. Ed è questa presenza del Signore nella prigione con Giuseppe che permette il brillare della luce del bene anche in quella prigione. Un po' mi verrebbe da pensare si potrebbero fare tantissimi collegamenti. Ad esempio, gli autori spirituali russi insistono sul fatto che quando Giuda si alza da tavola per entrare nel buio della notte e per andare a tradire il maestro, in realtà in quel buio della notte ha dentro di sé il boccone del pane. Ha dentro di sé il boccone del corpo di Cristo, che raggiunge comunque anche l'oscurità e il buio della sua notte. Mi verrebbe da pensare, ad esempio, al sacrificio di San Massimiliano Maria Kolbe nel lager di Auschwitz, dove, ad esempio, il suo sacrificio per amore, il suo sacrificio di bene, il suo voler salvare un altro padre di famiglia al suo posto, e quindi salvare quel padre di famiglia, in realtà è un seme di bene che squarcia quella notte, che squarcia quel buio, che contraddice quella storia di male. Tutto questo perché il Signore è lì, con Giuseppe nella prigione, con San Massimiliano Maria Kolbe nel suo cuore e in qualunque uomo, donna, cristiano, credente, che sente tutta la forza del bene e in virtù di questa forza del bene fa il bene e contraddice il male e scardina la logica del male, perché anche solo un gesto di bene sconfessa una storia di male. Buona preghiera e ci riaggiorniamo per il prossimo giovedì. Grazie. Avevo agito bene, avevo le risposte, la strada era quella giusta, ma mi ha portato qua. Conosci le mie pene, per questo chiedo aiuto.
Adesso che ho rinunciato, io so la verità. Tu vedi.